Siamo? Mario Olmo. Mister, si dice in queste circostanze staccare attacchi alla spina non è sempre semplice. Ecco, il primo tempo così, diciamo, in cui avete accettato l'uomo contro uomo, i contrasti fisici, è andato male qualche contrasto, è arrivato questo 3-0, la partita di fatto era già compromessa. Il secondo tempo in cui avete cercato di reagire per quella che era possibile, tante occasioni sprecate, alla fine è uscito fuori questo 4-1, pesante effettivamente per quello che si è visto oggi. No, sono d'accordo. Sono d'accordo perché loro hanno capitalizzato le tre occasioni che hanno avuto, perché da un rigore al 7-1 dei recupero. Però abbiamo capitalizzato bene perché hanno avuto quelle e un altro tiro di Giacomelli da ultimo dove tira una parata e noi eravamo tutto su di noi, abbiamo avuto delle occasioni anche il primo tempo, non abbiamo sfruttate. Penso che la partita abbia fatto una bella partita la Juve Stabia, dove per una scelta mia, perché è stata una scelta mia questa, di cambiare il modo di difendere, quindi è normale che si poteva andare incontro anche a qualche difficoltà, abbiamo deciso di andare uomo su uomo a tutto campo per tutta la partita. Sai, quando vai uomo su uomo, quindi la responsabilità è la mia dei quattro gol presi, non abbiamo mai preso gol, penso più di un gol in casa, non so, forse una volta. E questi quattro gol che sono stati proprio da episodi, no? Una palla persa in uscita, una punizione laterale dove si è lasciato una situazione, un giocatore solo in area quando si è uomo su uomo, poi in area di rigore qualcosa concedi, il terzo gol da un calcio d'angolo, tutti avanti, un contropiede, però sono situazioni che ho deciso io come preparazione della partita, quindi la responsabilità è la mia. Ragazzi, hanno fatto strabene anche stasera, perché nel gioco non penso che abbia fatto una bellissima partita la Juve Stabia, abbiamo concesso al Mantova queste quattro occasioni, non abbiamo concesso il palleggio, non abbiamo concesso più di due passaggi di fila, o mi sbaglio su questa cosa, quando il Mantova è una squadra che cerca sempre la superiorità e il possesso, quindi è stata un'interpretazione mia, forse in un momento che dove la squadra aveva un pochino staccato e le forze neuromuscolari non erano proprio al 100%, e si sa che quando giochi uomo su uomo, cose che abbiamo fatto anche in altre partite, non totalmente così se non a Latina, rischi di concedere qualcosa, perché come saltano un uomo qualcosina, e noi senza una grande preparazione attenta alla partita durante la settimana, perché non ci siamo allenati a regime, abbiamo accettato e rischiato questa cosa, quindi la responsabilità è la mia che ho voluto fare e anche provare questa cosa qui. Mario Giraldo. Mister, parto dalle parole del mister Possanzini, ha detto proprio come diceva le precedenze, che hanno fatto bene loro nel fare una partita diversa dal loro solito, perché sono stati proprio presi uomo su uomo e quindi non quello che è successo in tutto il campionato del Giro del Giro del Mantova. E la seconda sono i complimenti comunque per la Juve Stabia, nonostante il 1-4, il mister Possanzini ha detto che la Juve Stabia, noi quest'anno raramente siamo stati messi in difficoltà, comunque oggi delle difficoltà le hanno trovate, soprattutto nel secondo tempo, ma anche in parte del primo tempo. Cosa no, pensa? I complimenti vanno al Mantua che ha fatto 4 gol, ha fatto un campionato stratosferico, naturale, loro hanno visto che eravamo uomo su uomo e hanno deciso di andare questa palla lunga sull'attaccante, dove Follini è stato bravissimo a non concedergli niente se no qualche sponda. Ecco, dopo, subito dopo la sponda lì siamo stati un po' aggressivi sui giocatori che si presentavano a sostegno, giocatori che gli attaccavano la profondità. Però ti ripeto, questi sono stati tre gol, i primi tre gol, a parte l'ultimo, dove secondo me anche il terzo, dove l'abbiamo preso in totale contropiede, no? Su 2-0, noi neanche abituati a essere sotto di due gol alla fine del primo tempo, un calcio d'angolo, tutti avanti, abbiamo letto male la respinta, gli abbiamo dato 40 metri di campo, sono state tutte situazioni individuali, no? Dove l'uomo su uomo, se come sbagli qualcosa ti viene, sì, lo evidenzia, ecco, questo errore. Però è stato un errore adottato dal fatto da una mia scelta. Io ho voluto fare contro la squadra, una delle squadre più forti a livello anche individuale, perché quando affronti una squadra forte individualmente, nell'uomo su uomo, che sa girarsi, spalla la porta, che sa creare vantaggi nell'uno contro uno, trovi una squadra forte. In questo abbiamo detto, vediamo se fanno il loro palleggio oppure se riusciamo a toglierlo, però ci prendiamo i rischi dei duelli. Qualche duello l'abbiamo perso, però è stata una scelta mia che
potremo tornarsi indietro e rifare in pieno, perché non mi piace concedere il gioco alla squadra avversaria. E noi in fase di possesso, secondo me, abbiamo fatto bene, perché abbiamo giocato una discreta partita. Buonasera. Volevo chiederle, nel primo tempo molto spesso ho visto Federico Romeo che doveva arretrare sulla linea difensiva, proprio sulla linea degli altri tre difensori, per andare a rinduzzare Fedel, che l'ho messo molto in difficoltà. È un po' lo specchio di questa partita, soprattutto del primo tempo. Ecco, un po' le batterie scariche, come diceva lei, probabilmente, o ha inciso più il fatto di aver perso qualche duello individuale appunto in mezzo al campo, che vi ha messo in inferiorità numerica in alcune parti del campo, soprattutto nella prima frazione di gioco, perché poi nel secondo tempo si è vista comunque una Juventus su buoni livelli. Però i gol che abbiamo preso non è che l'abbiamo preso, un gol che avevamo palla noi l'abbiamo persa, questo che col suo diretto avversario si è presentato davanti a Tia, perché poi sulla respinta eravamo usciti via. Quindi i gol, il terzo gol da un calcio d'angolo, il primo gol da una punizione laterale, quindi non è che abbiamo perso i duelli, abbiamo perso quel metro su situazioni importanti in un modo di giocare diverso dal nostro. In situazioni che su episodi che fanno la differenza in quel modo di giocare lì. Questo l'avevamo messo in preventivo, non avevamo messo in preventivo di perdere la partita, perché ti dà dei vantaggi come degli svantaggi, perché i due gol che sono capitati a Mignanelli il primo tempo derivavano da una situazione di recupero palla, uno specialmente uno solo. Quindi sono scelte che è naturale che i ragazzi si sono trovati a fare una cosa diversa in cinque giorni, che l'abbiamo fatto perché era una partita di un'importanza inferiore a una partita di campionato, anche se ci tenevamo. In una partita di campionato in quattro giorni può darsi che contro una squadra forte così non decidiamo di andargli uomo su uomo, questa è una valutazione importante. Quindi ci tengo a sottolineare che i ragazzi li ho messi io in una condizione di uno contro uno a tutto campo. Giovanni Donnarumma. Buonasera mister. Possiamo considerare anche l'aspetto di primo gara un po' la differenza, nel senso che il Mando, avendo giocato già la prima gara, è arrivato qui forse anche un po' più pronto dal punto di vista. Ma non ho visto una diversità nel gioco, anzi forse nel gioco abbiamo fatto meglio noi, ho visto una diversità in qualche duello muscolare, in qualche spizzata, nella tenuta dell'attaccante loro di queste palle da sporcare, da tenere, da dargli il tempo di salire. Quindi no, non penso a questa cosa qui, i ragazzi sono splendidi sotto tutti gli aspetti, anche nel loro modo di allenarsi, nel loro modo di far festa, perché abbiamo fatto tante feste, però sempre tutte contenute, con le sue spalle. Io c'ho un gruppo eccezionale che oggi ho deciso io di fare questa cosa qui, quindi sapevamo anche dei rischi. Raffaele Izzo. Ciao, buonasera. Tu sei sempre attento al gruppo, insomma, anche nelle due partite dopo la promozione col Benevento. Per come è andata questa? A Cesena, secondo te, giocherai, insomma, dare spazio a chi ha giocato di meno, o comunque c'è l'idea di voler vincere con 4 gol di scarto, insomma, per cercare comunque di vincere la Supercoppa, quindi ispirare la formazione di più, vedere come è possibile? No, noi andiamo a fare una partita fatta bene, con serietà, con le nostre cose, cercando di giocare come abbiamo sempre giocato, e vediamo se poi torneremo uomo su uomo, e vogliamo dare continuità, perché anche il Cesena è una squadra che si potrebbe prestare a questo tipo di atteggiamento, oppure ritorniamo a una difesa un pochino più di reparto come abbiamo portato avanti tutto l'anno, che ad oggi si addice di più a quelle che sono le nostre caratteristiche, senza dubbio, e anche perché sono caratteristiche che abbiamo allenato per un anno intero. Giacchino Roberto Di Roma. Mister, buonasera. Ecco, tornando al bilancio della stagione che usate qui in casa, tu in precedenza parlavi di bilancio formativo, a prescindere da voi di come sarebbe finita, e ti sei detto soddisfatto del Pagliuca che è venuto fuori dalla stagione. Ecco, in cosa è cambiato per il nuovo Pagliuca in questa avventura, e poi la metafora di Itaca, quando è nato e come? No, la metafora di Itaca, leggi, non leggi libri, non ho letto un libro di Montali che
mi è piaciuta questa metafora e l'ho riportata adattandola a quelli che sono i nostri pensieri, il nostro spogliatoio, i nostri momenti, niente di particolare. E per quanto riguarda il miglioramento, secondo me questa è una partita studio, una partita che abbiamo ripreso con tre telecamere oggi perché avevamo la necessità di vedere alcune cose e quindi con grande umiltà ci prendiamo le nostre responsabilità del risultato di oggi, anzi io me le prendo le mie responsabilità del risultato di oggi perché è una cosa non che ho voluto perdere, però ho voluto fare questa cosa e forse ho messo anche in difficoltà un pochino determinati reparti che sono abituati a avere un pochino più copertura, un pochino più equilibrio nella gestione dello spazio. Domenico Ferrari. Salve mister, visto che il prossimo anno lo troviamo poi in bando, chi ti ha impressionato di più della squadra di Vigiliano? Ma penso che a livello individuale sono una squadra forte, però anche a livello di organizzazione sono una squadra forte perché è un allenatore bravo, è un allenatore che ha capito che non poteva palleggiare per determinate pressioni, è andato in verticale e ha fatto una partita, cioè non è che venga a dirlo io, mi sembra che non hai detto che l'ha detto lui, quindi non voglio togliere i meriti a nessuno perché i meriti sono tantissimi e anche della partita di oggi perché ha vinto una partita con un atteggiamento diverso da quello che solitamente come abbiamo fatto noi a Torre quando vi dissi faremo una partita verticale perché si affrontava una squadra che veniva uomo su uomo e andammo verticale. Logicamente oggi noi siamo stati meno verticali per scelta perché volevamo comunque palleggiare, fare le nostre cose, penso che sotto l'aspetto del possesso ci siamo riusciti per gran parte della partita, non sempre, perché ripeto, ordine, forza, organizzazione della squadra avversaria ti toglie anche il palleggio che solitamente ha, però io penso che anche oggi abbiamo fatto 3-4 azioni bellissime partendo dal nostro portiere e faccio complimenti ai ragazzi per quello. Ultima, Davide Soccaro. Ecco mister, poco fa ha parlato di partita studio, ritiene che questa sia stata un po' una prima lezione da Serie B e con un esito forse troppo severo, ciononostante come si può fare tesoro ecco, di questa esperienza? Ho spiegato prima, no, che abbiamo avuto una scelta nostra di andare uomo su uomo, quindi magari vediamo se continuiamo a proporre questa cosa, se lavorandoci col tempo si può migliorare, si può consolidare questa cosa, perché magari lavorandoci in tre giorni, no, con tutti i festeggiamenti, poi ieri sera un compleanno, ieri l'altro un altro compleanno, e tra virgolette magari qualcosa concede in questa situazione di uomo su uomo, però ecco, ripeto, è stata una scelta mia perché io ero consapevole di tutto questo, ero consapevole che se abbassavamo un attimino, perché c'è stato un momento sul 3-0 se continua può prendere delle imbarcate, ragazzi sono venuti dentro, ci siamo rimessi un pochino a posto, siamo riusciti, abbiamo fatto un secondo tempo dove in 45 minuti abbiamo fatto 1-1 che abbiamo preso il gol al 46esimo, al 49esimo, forse 50esimo su un piede. Quindi complimenti al Mantova ma anche alla Juve Stabia. Grazie.